dei pescaresi. La via dei pescaresi, che sarò il sindaco di tutti, perché il Pescara si merita un sindaco che voglia bene a tutti. L'abbraccio con la figlia, ovviamente. Carmine, come puoi capire, qui è difficilissimo. Un pensiero ai pescaresi. Grazie, grazie, un ringraziamento dal cuore, perché veramente mi hanno dato tutto quello che mi potevano dare. È un'emozione incredibile. Lei ha sempre sognato e lo ha sempre detto di voler fare il sindaco di Pescara. Posso dire un pensiero a due persone, a mio padre che mi ha sempre spinto a fare politica e a Carlo Pace. Carlo Pace l'avrebbe vissuto in una maniera stupenda questa cosa e voglio pensare a loro due in questo momento perché non ci sono più. Qual è la prima cosa che farà da sindaco? A parte dare un bacio ai figli. No, vabbè, la prima cosa che farò è da subito pensare al mare. Noi dobbiamo avere il mare pulito da subito, organizzerò subito una task force che pensi concretamente e seriamente a ripulire il mare. E poi andrò nei quartieri popolari, quelli che ho girato in questo mese e dove ho visto la sofferenza dei pescaresi, e vado lì già da domani. Cioè. Ma come ha vissuto questo spoglio? L'abbiamo vissuto noi col cardiopalma, lei? Prima con tranquillità e poi con grande tensione, alla fine era naturale. Tutta la tensione che ho accumulato in 30 giorni, 40 giorni di campagna elettorale, adesso sono tutti fuori, tutta tensione è fuori. Lei alla nostra trasmissione ha detto, in dialetto, che se fosse diventato sindaco avrebbe ardate le cannilicchie ai pescaresi. Questi cannolicchi ce li ridarà o no? Certo che ci proviamo, ci impegneremo per farlo e penso che fra 5 anni i pescaresi avranno di nuovo i cannolicchi al mare. A priorità? Sì, a priorità. Non dall'inizio. E poi man mano che andava avanti la campagna elettorale mi sono convinto che si poteva vincere al primo turno e fare un risultato eccezionale, anche grazie alla forza di tutti i partiti che mi hanno accompagnato, delle liste civiche. È stato un risultato strabiliante, credo, e ho visto che c'è stato un grande entusiasmo durante la campagna elettorale. I pescaresi ci hanno creduto e mi hanno accompagnato in questa vittoria. Le priorità del suo mandato da sindaco? Ma le priorità l'ho detto, la sicurezza. Pescara deve ritrovare la sicurezza che ha perso, deve essere una città sicura. Le periferie, perché le periferie meritano un'attenzione particolare, perché in questi 5 anni hanno sofferto tantissimo. E poi dobbiamo rilanciare il commercio e il turismo, perché Pescara è nata ed è vissuta con il commercio e con il turismo, e in questi ultimi anni purtroppo si è ripiegata su se stesso, ma la rilanceremo in ogni modo. A chi vuole dire grazie? Dico grazie a Nazario Pagano, che è qui a fianco a me e che ci ha creduto prima di me. Poi a tutti. Solo perché a fianco? No, lui lo sa. Poi a tutti i partiti della coalizione che mi hanno accompagnato in questa avventura e a tutti i cittadini di Pescara. Poi voglio dire anche un'altra cosa, io spero di poter essere il sindaco di tutti e quindi faccio un appello anche ai candidati sindaci che purtroppo per loro non hanno ottenuto il risultato sperato. Penso di poter lavorare con loro bene, anzi voglio lavorare anche con loro bene, perché Pescara merita una giunta, un'amministrazione, un consiglio che faccia bene per Pescara a prescindere dai colori politici. Qual è la prima cosa che farà, di cui i pescaresi secondo lei hanno bisogno? La pulizia della città, il verde, perché la città oggi è sporca e i cittadini si lamentano di questo. E poi ripeto, andiamo alle periferie, io andrò lì da domani, perché da subito dobbiamo lavorare per quello, per risanare la città e per ricucire le parti che purtroppo oggi si sono sfilacciate e che invece meritano altro. Questa elezione ha detto che quando il centrodestra va unito vince. Quando il centrodestra va unito vince, sì, lo diciamo sempre, questa volta è successo, come è successo in altre occasioni. Pescara è un laboratorio, credo che verrà preso ad esempio, perché soprattutto in questo periodo in cui c'è a livello nazionale una posizione diversa, credo che Pescara dia un grande segnale di unità, di forza, perché tutti sono stati bravi, tutti hanno remato verso la vittoria e l'abbiamo ottenuta con un grande risultato di tutti. Possiamo dire che questa è anche una rivincita di Carlo Masci? Sì, per quello che mi riguarda sì, è una rivincita. Perché tornare dopo 16 anni a essere il candidato sindaco
di Pescara, della città che amo, e poter vincere vuol dire che ci siamo, c'eravamo, ci siamo stati e ci saremo ancora. Ha ascoltato i vertici del partito? Non ho sentito nessuno, c'è solo Nazario qui a fianco a me, ma ci sono amici. Poi voglio ringraziare quello che si definisce lo staff, ma che per me sono soltanto amici, persone che mi hanno accompagnato in questi anni di avventure, di vittorie, di sconfitte, sono stati con me sempre e oggi gioiscono con me in tanti. Li ringrazio tutti, li abbraccio tutti, perché veramente si meritano insieme a me questa vittoria, perché questa non è la vittoria soltanto mia, la vittoria di un gruppo di persone che hanno creduto in questa città, che si vogliono bene, che hanno lavorato per Pescara, che continueranno a farlo a prescindere dai risultati. E, insomma, abbiamo fatto una cosa eccezionale. Veramente. Domani si festeggia con un tuffo in mare, però. Speriamo che, insomma, ecco, io spero intanto di riportare il sole a Pescara, perché non lo vediamo oramai da 40 giorni, è troppo. Ci sarà da comporre la giunta, ragioneremo con i partiti in base ai consensi ottenuti, perché ovviamente bisognerà trovare un equilibrio fra il consenso elettorale e la competenza e la capacità delle persone. Pescara e il centrodestra di Pescara sicuramente ha una classe dirigente brava, competente, che ha consenso, e quindi credo che non avremo nessuna difficoltà a comporre la giunta, e sarà una giunta di altissimo livello che in Italia sarà fra le migliori. Ma io l'ho detto, intanto lo dedico a tutti gli amici miei che sono stati con me in questi anni, perché in questi anni noi abbiamo anche sofferto molto perché abbiamo vissuto, siccome siamo andati sempre con la schiena dritta, a testa alta, abbiamo preso anche botte, e gli amici miei mi sono stati vicini sempre, e oggi credo che si prendano una grande soddisfazione insieme a me, ma soprattutto una grande gioia per il risultato ottenuto. Poi la dedico, ecco, ai miei figli, ce l'ho qui, alla mia famiglia, ai tanti amici che ci sono, a tutti i partiti del centrodestra che ci hanno creduto da subito in me. E poi, l'ho detto prima, un ricordo speciale a mio padre, che non c'è più e che ha voluto sempre che io facessi politica, ci ha creduto da sempre, e a Carlo Pace che è stato il mio padre politico e mi ha indirizzato, e avrebbe gioito con me, avrebbe gioito nel 2003, e oggi gioisce in paradiso, perché sicuramente è lì. Si vuole togliere qualche sassolino dalla scarpa? No. Oggi no. Non ho sassolini nelle scarpe. Non ho sassolini. Guardo solo avanti, guardo solo al bene di Pescara, perché Pescara merita tutto. Quindi... Dormirà questa notte? Sì, io sono tranquillo. La mia forza è la mia serenità, la tranquillità con cui ho vissuto questi anni. Anche anni bui con cui ho vissuto questa campagna elettorale. Io spero di poter collaborare veramente con l'opposizione che si va formando. Intanto gli 8 candidati a sindaco hanno con me fatto questo percorso di 30 giorni, si sono anche rafforzate amicizie che già c'erano e anche stima reciproca, quindi sono certo che collaborerò con loro per i grandi obiettivi che dobbiamo cogliere per Pescara. Io voglio essere il sindaco veramente della conciliazione di questa città. Sindaco, questo ce lo deve, un saluto in dialetto a tutti i pescaresi e non pescaresi residenti a Pescara, che lei ha detto sono comunque pescaresi, perché chi risiede a Pescara, anche se non è pescarese, è considerato concittadino. Ma che cosa dire? Una parola in dialetto? No, io invece vorrei dire una cosa, che credo che questa campagna elettorale e la mia elezione a sindaco abbiano dimostrato delle cose, il fatto che uno non si deve mai abbattere, che nella vita c'è sempre la possibilità di vincere, quindi nessuno, c'è una speranza per tutti quanti, credo che questo sia anche un grande segnale. Quindi da tifoso ieri Pescara ha perso, adesso invece il sindaco... Questo è il grande dolore, che Pescara ha perso, purtroppo ho tifato, non è riuscito a vincere il Pescara, ma ci rifaremo l'anno prossimo e puntiamo alla Serie A. Abbiamo ottenuto una grande vittoria perché eravamo una grande squadra, e non contano i voti presi, ma ha contato il gioco di squadra e conta la voglia di essere sempre uniti per ottenere risultati, e questo è un grande esempio. Vicino a lei, i suoi colleghi e i suoi amici che hanno permesso questo? Sì, assolutamente sì, i partiti del centrodestra che si sono uniti a Pescara per vincere, è arrivata la vittoria, e quindi tutti quanti noi oggi gioiamo, sapendo che potremo fare veramente tanto per Pescara. Abbiamo ascoltato Marinella Sclocco, un pensiero a lei?
Sì, ho detto prima, Mariella Sclocco io non la conoscevo benissimo, ma l'avevo vista già in regione perché siamo stati colleghi dal 2009 al 2014 ed era una persona assolutamente squisita. Spero di poter collaborare con lei perché anche in campagna elettorale, pur con tutte le difficoltà che aveva, è stata corretta, seria, ha dimostrato di crederci fino in fondo. Poi in politica è successo anche a me di perdere, quindi le dico che avrà altre occasioni nella vita. Quindi... che sicuramente le avrà. Adesso spero di poter collaborare con lei e con gli altri candidati al sindaco perché voglio veramente avere il contributo di tutti per fare grande Pescara. Carmine, vuoi fare una domanda prima che il sindaco vada in comune a Masci? Purtroppo non ho il ritorno. Comunque credo di interpretare insomma un po' il pensiero di tutti i pescaresi, auspicano che sia un sindaco, come ha detto lei, di tutti i pescaresi, di coloro che l'hanno votata e di coloro che magari hanno fatto anche altre scelte, ma Pescara d'altronde è una città aperta, come ha detto lei. Ma i pescaresi mi conoscono, sanno che sarò proprio così, un sindaco che parlerà con tutti, che vorrà avere un pensiero per tutti, ascolterà tutte le critiche anche se ci saranno per migliorare ogni cosa, quindi partiamo da subito per far diventare Pescara sempre più bella. Abbiamo fatto una campagna elettorale molto intensa, ma non ci prenderemo neanche un giorno di riposo, cominciamo a lavorare da subito perché Pescara lo merita, oltretutto si avvicina la stagione estiva, dobbiamo pensare ad organizzarla e quindi parlerò anche con gli assessori che adesso ovviamente lasceranno per chiedere loro che cosa hanno messo in campo per quest'estate e ci muoveremo per migliorare anche l'offerta turistica. Magari come quel concerto che si ricorda? Ma di concerti se ne ricorda più di uno, però c'è quello di Sting che è rimasto nella storia di Pescara, ma io voglio ricordare Lucio Dalla quando mi disse sotto al palco a Piazza Primo Maggio a 10 metri dal mare. Io ho suonato in tutte le parti del mondo, anche alle Tremiti a casa mia, ma non ho mai suonato a 10 metri dal mare come è successo a Pescara, dall'acqua, e quindi mi piace ricordarlo. Lei ha detto da domani andrò al lavoro, ma io non ci credo che però al mare almeno un giorno non rinuncerà. No, ma tanto a Pescara si può andare al mare e si può lavorare nello stesso tempo, si può fare tutto a Pescara. Pescara è una città dove tu stai in vacanza anche se lavori, perché un po' di tempo per il mare puoi trovarlo sempre a qualsiasi ora e te la godi la città. Lei è innamorato di questa città? Sì, penso come tutti i pescaresi, perché Pescara è una città di cui ci si innamora. Poi dicono però che si è pescaracentrici. No, io dico che invece questa volta penseremo molto ai quartieri periferici, perché voglio essere il sarto che ricuce la città. Un pensiero agli abruzzesi. Un pensiero agli abruzzesi che avranno un sindaco che sarà attento alle problematiche di tutto l'Abruzzo e che difenderà l'Abruzzo ad ogni costo e sempre. Quindi Pescara farà da traino per rilanciare tutto l'Abruzzo. Che collaborerò perfettamente e benissimo con Marco Marsiglio, col Presidente della Regione, col Presidente della Provincia di Pescara e con tutti quelli che vorranno contribuire a dare una mano per far crescere l'Abruzzo. La lascio allora ai suoi amici, ai suoi colleghi e la lascio al Comune di Pescara.